titolo del lavoro è Propagazione. È un lavoro che nasce dall'idea che sulla punta delle dita c'è il disegno in fondo dell'universo. Si può vedere negli anelli di crescita dell'albero, però è anche la propagazione delle onde dell'acqua, quindi un tocco delle dita sulla superficie dell'acqua provoca una propagazione di questo movimento, e anche la propagazione del suono. Un'impronta digitale la lasciamo tutti per migliaia di volte ogni giorno, quindi un'immagine estremamente futile e un'immagine anche che si disperde molto rapidamente e che cancelliamo anche. Sul supporto di carta ho fatto un'impronta con dell'inchiostro tipografico e poi ho unito le linee dell'impronta digitale tra di loro con una matita, con della grafite, cercando di continuare il disegno mantenendo la stessa distanza che avevano le linee dell'impronta digitale. Questo foglio di carta poi applicato a muro è diventato il punto di partenza per continuare le linee sulla superficie del muro. Beh, se avete visto, ho avuto l'aiuto di una di OU. Abbiamo lavorato insieme, credo, 5 giorni. Il disegno è soprattutto linea, ma è una linea e la linea è uno sporco, e dello sporco che è organizzato su una superficie. Il fatto che sia organizzato diventa uno sporco volontario, quindi diventa un'azione dell'uomo. Questa è la cosa più straordinaria della linea. È un gesto così semplice, ma che è una volontà. La linea può anche essere il graffio di un animale su un tronco di un albero o sul terreno, però è qualcosa che implica una volontà, un'azione ed è un movimento vitale.